Ciao a tutti ragazzi, sono Fenren Fenken e prima di iniziare queste notifiche, che non ho letto mai le notifiche, ma sti gran cazzi, leggiamo anche le notifiche, tutto fa contenuto. Guarda questa fantastica maglietta, la vuoi anche tu? Vuoi una maglietta uguale con scritto sopra Dream Championship? La vuoi? Ebbene sì, puoi averla, da oggi puoi averla. Con un pagamento, con un semplice bonifico di 100 euro, potrai avere questa fantastica maglietta spedita a casa tua, spedizione gratuita. Ah no, aspetta, non mi chiamo Salvo, non lo posso fare. Va bene, comunque, a parte scherzi. Ricordo a tutti che siamo in live, sono in live, anche se ieri e oggi sto un po' morto, quindi un po' morto dentro. Siamo sempre in live tutte le sere su Twitch, quindi siamo sempre in live, sono come un canale televisivo. Tutte le sere hai la possibilità, c'hai il napoletano, hai la possibilità di guardare un episodio della vita di Fabio, perché la maggior parte delle volte racconto semplicemente cosa cazzo faccio durante la giornata, mentre gioco, però c'è lo sfondo del gioco, però io racconto le mie stronzate quotidiane, ognuno intrattiene in un proprio modo. Tralasciando questa sciocchezzuola, questa cazzarola che stavo dicendo, andiamo un attimo a vedere le notifiche del Next Dream, che quindi avremo venerdì. Hype sotto le scarpe, perché mi aspettavo altro, mi aspettavo proprio altro. Come qua possiamo vedere, c'ha versione Next Dream, è nitta, ma l'artwork è palesemente quello là di c'ha, chi se lo ricorda, c'ha Club. Versione, vabbè, rifatta con la faccia di nitta, ma la carta è quella, cioè proprio sbangri bes, bingri bes, bingri bem 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 bem, insomma, un riciclo di animazioni. Un po' bruttino, però vabbè, dai, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, allora, partendo dal fatto che secondo me ci sarà ci sarà sicuramente, domani sicuramente si vedrà in una maniera o nell'altra Nitta entrare in campo, e quindi per me Nitta è il Dream Festival di fine mese. Anche se tutti puntano sull'Uomo Tigre, per me Nitta semplicemente perché non esce un jump di rilievo che sia DC o DF da un po' di tempo. Quindi per me Nitta è un candidato fortissimo. Poi, oh, è un'idea mia, eh? È un'idea mia. Ora, basandomi sugli artwork, perché chi segue le live sa benissimo che io in base agli artwork faccio le prediction basate sugli artwork, tralasciando, vabbè, inguardabile e innominabile, lo devono fare per forza spaccato, lo devono per forza fare rotto come la merda, perché tutti i giocatori che sono basati su giocatori reali sono sbroccati per la prima settimana, poi per un motivo o per un altro diventano merda. Quindi sicuramente avrà tipo un dribbling della Matosca che ti dribbla bobero bobero, segnerà probabilmente a valori assurdi, durerà una settimana, dopodiché uscirà un qualche counter per qualche maniera per cui non servirà più a niente. Sicuramente avrà una nuova team skill, quindi chi vorrà giocare quel colore specifico lo dovrà pullare, ma insomma, giocatore meteora, nel senso che il tempo che lo sistemi, il tempo che lo fai, che lo metti in campo, che lo giochi effettivamente, che impari cosa può fare e cosa non può fare, oh, già ci sarà il cambio, già ci sarà un cambio. Quindi pullato alla discrezione. Questo è il fratello Smith un po' indifferente, perché dall'artwork uno c'ha il pugnetto, sappiamo benissimo che il pugnetto al sorriso significa che la carta è scarsa, quindi pugnetto più sorriso, Mortal Kombat proprio, quindi è combo mortale, sicuramente farà cacare, questo sarà lo Smith che farà cacare. Questo invece sarà lo Smith probabilmente buono, o almeno gli artwork hanno sempre dimostrato che pugnetto significa male, pugnetto con sorriso poi è ancora peggio, pugnetto e sorriso è proprio combinazione mortale. Non so perché, allora, di solito fanno uno scudo, un debuff, un bond, anche se nell'ultimo non hanno fatto nessuna tipologia di debuff, hanno fatto semplicemente due bond e uno scudo. Potrebbe essere anche stavolta la stessa cosa, o altrimenti possono fare gli Smith bond o gli Smith bond scudo e no, non ce la faccio a darle, no, è troppo per me. O labbra dorate lo possono fare debuff. Ora, non mi aspetto che il giocatore sia fatto debuff, perché la debuff non è giocata da tutti. Sì, in Superstar tutti giocano debuff, ma nel ranking più basso non tutti giocano debuff e loro, diciamo, puntano alla maggioranza, quindi è più semplice farlo bond, farlo più full bond che viene incastrato dappertutto. Quindi non riesco a immaginarmi bene la situazione. Dubito che entrambi gli Smith siano debuff, sarebbe paradossalmente impossibile. L'unica predizione che vado un pochino a fare
Perché attualmente, almeno in Superstar, un problema che io sto trovando, un problema che proprio mi sta trapanando le orecchie, quindi un problema che mi sta trapanando proprio il cervello, neanche le orecchie, perché le orecchie non significa niente, è che Margas praticamente mi sfonda, Margas mi apre. Se poi calcoliamo anche le persone che usano i cheat passini per riuscire a far passare la palla direttamente a Margas senza matchare nessuno, quindi le persone che abusano un po' e quindi riescono a tirare con lui senza problematiche e via dicendo, Margas se non al primo tiro, al secondo tiro ti apre Genzo sicuro. Quindi una maniera di counterare Margas sarebbe quella là proprio di mettere gli Smith, anche perché nella storia attualmente, nello scenario, le due squadre stanno giocando contro, in qualche maniera devono counterare la coppia Chester-Margas, per counterarla gli Smith sono perfetti. Quindi a livello di storia, a livello di lore, se vogliamo dire, a livello proprio di storia per come stanno strutturando i capitoli del Next Dream, ci sarebbe in maniera proprio perfetta, ci scenderebbe proprio così, proprio come perfetto, che gli Smith vanno a counterare Margas e Chester. A livello di storia, cioè, se la Club la scrive così, c'è tutta. Se poi la Club fa dei cambi perché vuole fare dei cambi, sti gran cazzi. Però a livello di storia ci sta perfettamente. L'offensiva viene stompata dai gemelli Smith e quindi un doppio sigillo, un sigillo sulle tecniche alte, un bonus sulle tecniche alte, senza renderli troppo inutili nel resto, ci sta. Sono un pochino difficili perché entrambi, tutti e due, da fare Bondari 4 per giocare competitivo, un pochino... almeno che non hai copie, ma comunque copie, dubito che qualcuno, cioè ci sarà sicuramente qualcuno, però dubito che la maggioranza delle persone abbiano ad esempio due copie gacha Bondari 4 di entrambi i due Smith in modo da poterli utilizzare, quindi sicuramente tutti e due giocheranno uno in funzione dell'altro, quindi non, secondo me finiremo soltanto che si dovranno pullare per le team skill, ma non per metterli in campo, anche perché metterli in campo è una cosa molto... molti tamuzzini o molti euro, dipende da come se vuoi utilizzare lo shop. Lui invece purtroppo, non avendo versioni caccia, devi avere per forza 4 tamuzzielli in bocca forzato, quindi tutti e tre i personaggi che escono venerdì sono richiedono troppo, considerando che stiamo al ridosso del Dream Festival e tra poco arriva l'anniversario. Non sto dicendo conservate, perché le team skill quelle sono, quelle saranno, forse probabilmente cambieranno rendendo inutili quelle dei club e andando verso quelle generiche, questa è una possibilità, però attualmente servono, quindi per chi deve andare verso un certo percorso, ahimè, servono indipendentemente. Spero che questo troione non sia rosso, perché altrimenti sono costretto attualmente a pullarlo nel momento. Spero che gli Smith siano tipo uno rosso e uno blu, perché vorrei, non lo so, voglio andare verso la blu o la verde. Questa dice, ma cazzo me ne frega, io sono venuto qua per sapere qualcosa. Ragazzi, io non so niente, voi non sapete niente, questa è la notifica. Ho soltanto dato due prediction a capocchia. Ho fatto bene, ho fatto male, non lo so, questa era la mia idea. Per me, Nitta Dream Festival, per voi no? Per me sì, Nitta. Ho deciso, Nitta. Nitta Dream Festival... che non si vede comunque un Dream Festival già da un po', un Dream Festival importante, un Dream Festival che per 4 giorni segnerà tutti e poi dopo scomparirà anche lui. Però sì, Nitta, deciso. Ragazzi, spero, vabbè, non posso dire, spero che questo video vi sia piaciuto, perché è un video letteralmente del cazzo, sono dato giusto due pensieri su secondo me cosa succederà da qua... diciamo da qua a venerdì, quindi come saranno i personaggi venerdì mattina. Non riesco a vederci nessuno dei buff, però ahimè, tutto può essere, e insomma vedremo venerdì se è il caso di pullare o meno. Intanto vi ringrazio per aver visto questo mini video di merda, vi ricordo che siamo sempre su Twitch, descrizione nel video c'è tutto, c'è anche il canale Telegram nel caso in cui volete entrare a far parte della community, nel caso in cui avete bisogno di Dreamable non troppo abusive, Dreamable al prezzo giusto. Oddio, ora mi sento un venditore anche se non sto vendendo niente. Vabbè, per questo video è tutto, ci becchiamo in live, kiss, bacioni.